motivato. Stanco. Ah, è la preparazione. Sta zitto. Ma ci viene da piangere a pensare che inizio pure io. Non so. È il 12. Sarebbe ora di smettere, sarebbe ora. Aie. È ora scossa. C'è un amico che mi sa che ha smesso. Non ci credo. Mi sa che conosci pure te. Non smette quello. È una finta. O sapevo pure... La festa. Una cavolata. Glielo andiamo a chiedere. Anche perché è un altro personaggio che merita, eh. Damolo. Damoglielo a chiedere. Infatti che oggi il 12 agosto. Mi sembra matto. Eccoci qua, tizio. Hai visto? T'ho portato Sandro Bevilacqua, per chi non lo conoscesse. Quei pochi, le marche. Non mi conosco, però. Praticamente, niente, noi stiamo a far giro, visto che il calciomercato è presso a poco concluso. E anche le nostre puntate fra un po' si concluderanno. Finalmente. Venivamo qua per sapere delle notizie del Castelplani. Però c'è giunta voce di una certa festa. Se mormora. Se mormora è una festa che hai organizzato te. Non mi risulta. Una festa d'addio. Festa d'addio. Ah, quella che quella ho subito passivamente per il mio addio. Proprio unilateralmente dall'altra parte. Sì, perché così parlando avevo buttato là questa voce, forse smetto, e qualcuno ha avuto la buona idea di farmi una festa d'addio. Permette un dovresti ripensarci, ha detto sai che c'è, noi gli facciamo festa. Appena te hai detto forse smetto, sì. Festa organizzata. Sì, hanno pensato di farmi questa festa, quindi ho dovuto dire davanti a tutti, ma allora devo smettere, cioè una volta che è stata fatta la festa uno deve smettere, giusto? Perché certo. Sennò tutto sto spreco di risorse, di organizzazione, che figura faccio se non smetto, quindi ufficialmente do l'addio al calcio proprio per questa festa che mi è stata fatta. Cioè te, no, anche Ale. Perché... Dopo... Ah già. Sì, sono giusto 35 anni che gioco a pallone, quindi diciamo che... Te dopo 35 anni che giocavi a pallone, contento, un giorno sì. Dici, forse smetto subito festa. Tac, festa. Cioè neanche a Dio ci può ripensare, aspettiamo a fare sta festa. No, no, festa subito, immediato. Sera stessa, 1000 partecipanti. Ospiti, giocatori illustri con cui ho giocato negli anni passati, anche di un certo livello, Coltorti, non so, Candelari. Tutti mobilitari. Tutti lì per la mia festa, poster, insomma, coppe, medaglie, palloni con firme, dico ma... Un attimo. Almeno il tempo un attimo del... Di riflettere, di metabolizzare questa mia forse frettolosa scelta, perché anzitempo diciamo. Ma più che scelta, esternazione amichevole. E quindi vabbè. Quindi dopo 30 anni e rotti sì, passai in giro per... Diciamo prematuramente con l'addio al calcio. Anche perché la pensione non... Volevo arrivare alla pensione su un campo, ma non... No. Non si può. Anche perché adesso, onestamente ho qualche acciacco di troppo che... e quindi poi forse l'impegno sportivo e lavorativo qua siamo proprio in sede lavorativa, infatti. Nella stanza ai bottoni, infatti controlliamo che non arriva nessuno al monitor, facciamo un prelievo dopo anche senza segnarlo, non passiamo in Italia. Quindi dopo 30 anni, te in 30 anni quante ne hai viste? Hai girato sempre sì, nella zona? Sì, diciamo la trasferta più lontana forse è stata Ancona e Urbino. Mm. Ancona ho potuto assaggiare diciamo il professionismo, tra virgolette. E Urbino c'era le serate universitarie. E Urbino per le serate universitarie. Professionismo esatto, universitario. Esatto. Dei personaggi non te li stiamo manco a chiedere quanti ne hai conosciuti. Diversi, anche se forse il più eclatante che mi viene in mente adesso... che ha conosciuto anche Tiziano e che anche tu ben conosci, è l'amico Mirko Veschi che insomma ce n'ha fatte passare. Sì, quell'anno insomma con Mirko abbiamo condiviso un'annata speciale
e ci sarebbero molti aneddoti da raccontare all'interno dello spogliatoio, che insomma potremmo. Sta qua per tre No, non puntate. è tre Magari ci fa... minuti puntate. magari ce facciamo proprio una striscia, ce ne vuole una decina di puntate da 2 ore solo per quell'anno lì. Sì, assolutamente, da striscia. E quindi niente, noi eravamo venuti qua per chiedere Poi notizie sul Castelplanio, calciomercato. calciomercato, non sai niente proprio, sei Ma stato tagliato fuori perché manco te parlano più loro, niente, casomai ci ripensassi. m'hanno cancellato. Cioè io lì, il capitano, il punto in bianco. Sono presentato al Secondo campo, me stava lei chi è? Paolo, lei stava Sicuramente Paolucci. rimuoveva la fascia. la fascia questo fatto può aver pesato, insomma. Quindi non Io sai niente. l'amico è... Ma qualcosa Dai, dice qualcosa, dai, non ci fa sprecare so il viaggio. che, vabbè, a parte la scelta di lasciare il calcio da parte mia, da parte di Andrea Pandolfi e qualche cessione di ragazzo di fuori, ci sono stati fatti gli acquisti importanti. Chi Pieralisi? Mi sembra questo nome sicuro. Mio fratello? Abbiamo anche qui un Ma che collegamento poi stretto. ha mostrato subito grande esperienza facendosi male due Subito. giorni prima dell'inizio della La rimette preparazione. in difficoltà subito Il DS. l'IDS perché sono diversi. No, Fu. vabbè, insomma, acquisti dai, importanti. Patrizio Cocilova, Pieralisi, il bomber Bucci Bucci, che dalla non so, io non Sampaolese. conosco personalmente, però È ha bravo. giocato contro No. capocannoniere. Capocannoniere però bravissimo. Assolutamente. Quindi penso che la squadra sia all'altezza della situazione. L'importante è non ripetere il famoso girone d'andata dell'anno scorso, che se ne parla un po' in tutto il mondo, credo, no? Dopo 8 punti di un girone d'andata. Anche in Australia se ne parla. Ah, esatto, anche Del Piero ieri ne parlava. Il girone di ritorno è stato effettivamente una sorta di miracolo, perché salvarsi quando no, sei fanalino di coda a diversi Salvarsi punti direttamente. dalle tue antagoniste, insomma. Quindi ecco, io spero e auguro ai ragazzi di non ripetere questa data, ma so sicuro che Anche perché c'è un problema. quest'anno. Nel caso le cose No, dovessero no, no. andare male, ma non se ne No, parla. non Non se dico ne parla. niente. Non lo, Però. no, non lo potevo dire perché casomai se lo dici vengono qua, te danno la maglia, foto. Sì, io appena dico, ma forse. Tac. Nel dubbio mi hanno tesserato, ecco, vi dico questo. È una notizia, diciamo, in Ufficiale. attenzione, e una notizia in anteprima. Però ecco, È tutto devono molto. essere in 10. Il custode se l'è fatto male anche lui, il presidente e tutti. Io ho dato la mia disponibilità proprio al caso Che della conduttori sequenza. prima? Eh? Che conduttori prima scendono in campo? Assolutamente anche lui scenderebbe in campo prima di me. Però Ah. ecco, la voglia c'è ancora. Dopo, Anche perché ecco. con sto freschetto fuori non No, capivo infatti pensavo, dico, ma tra qualche giorno mi sarebbe dovuta iniziare la preparazione. Che entusiasmo, no? Sti Vedi 42 gradi. la temperatura, corre mattina e sera, potrebbe essere piacevole, no? Piacevole, Te, voi che senz'altro. insomma, tra qualche giorno. A me ci viene da piangere a pancia sotto, Esatto. a trippa sotto, se ci penso solo. E lì? Io preparavo la felpa perché mi alleno alle 7 all'Apiro, perciò Ah, ecco, tu non c'hai ho sti il problemi. fattore altitudine. Altitudine. Oh, chiudemo dicendo che lui un attimo ha fatto un piccolo gesto, Perché chi non praticamente conosce chi magari. non lo conosce, vabbè, però chi lo conosce sa che al Castelplanio mancherà Sandro, ma più che Sandro Bevilacqua, un certo Sandro Piccinini. Incredibile, attenzione, un saluto agli amici di Valesina TV. Vedo il monitor, ospiti da Torino, Topa e Cocilova, incredibile, sciabolata morbida. Sì, adesso qualcuno può pensare che questo è scemo. Mi sono cimentato spesso su richiesta da diversi anni, mi No, ci penso metto. quasi esclusivamente su Sì, non richiesta, è perché che io. chi te vede te lo Questa chiede. passione da piccolo di fare un po' di imitazioni, insomma, Mi è venuto in mente.
a chi dovevamo salutare nel finale, eh? Adesso chiudiamo un saluto particolare. Esatto, sì. Tra diversi personaggi sono stati fatti nella mia carriera, insomma, sportiva. E la telecamera è quella. Ah, io guardo il monitor perché è incredibile, sono abituato alle rapine. Sì, perché ho la deformazione. No. Tra i tanti personaggi c'è anche il più grande, sì, adesso ci possiamo anche ginocchiare, ma è il Pibe de Oro. Che... Quindi possiamo salutare a tutti, ma soprattutto a Dalma e Gianina. Ma guarda, che te devo dire, no? Maradona è un giocatore normale, no? Come tanti, no? Come Pelé, come Zico, e Maradona non parla mai con nessuno, no? Parla solo con Dalma, Gianina e Claudia, no? Perché era per la gara, perché sapete che... Ecco, queste sono le mie...